Isenia Astrit, nuovo membro del CDA anche lui da qualche minuto. Da quanto tempo lavori per la cooperativa e da quanto tempo poi invece hai fatto domanda di socio e ti sei stato ammesso a coprire anche il ruolo di socio? Io ho cominciato come stagista per i primi 4 mesi, poi ho fatto un corso di 1 anno come operaio. Quando sei entrato in cooperativa? Nel 2013, febbraio 2013, praticamente quando è nato mio figlio, quindi sono state due cose positive della mia vita. Mi sento felice per questo, ecco. Socio sono diventato dal 2014, se non sbaglio. L'anno dopo, appena mi hanno fatto fisso, ho fatto la domanda di socio comunque. Nel 2014 sono diventato socio, ecco. Iseni, raccontaci cosa ti ha spinto a candidarti per il consiglio di amministrazione della cooperativa. Beh, a dire la verità, cosa mi ha spinto è stato prima di tutto mettermi in prova e vedere come, perché in primis mi sono sentito come una famiglia e volevo vedere se era ricambiato questa cosa verso di me. Poi quando mi hanno scelto i soci come membro del CDA sono rimasto contentissimo, anche perché vorrei ricambiare quello che a me è stato dato in un periodo molto difficile della mia vita. Ho cominciato come stagista alla cooperativa, quindi ho fatto 4 mesi di stage, ho potuto lavorare un po' con tutti i soci, vedendo i vari lavori e ho creato questa fiducia, diciamo, verso gli altri e volevo ricambiarlo in un certo modo perché mi hanno dato l'opportunità di crescere. Avere una professione perché a parte la raccolta io faccio i cimiteri, quindi mi sono, come posso dire, professionato lì, cioè, ho imparato a guidare lo scavatore, sono riuscito a prendere la patente C, quindi molte cose. Con queste cose volevo ricambiare in un certo senso, fare di più e dare di più, visto se c'è sempre la possibilità che hanno dato a me. Ecco. Anche il settore in cui sei impiegato, quello dei cimiteri, è un settore molto delicato, quindi come sei riuscito, insomma, a inserirti bene in quell'ambiente, in quel settore? A dire la verità, tuttora oggi faccio un po' di fatica perché hai sempre gli sguardi della gente che guardano a te proprio quello che devi fare, quindi c'è sempre quel disagio, diciamo, che a parte il fattore che è difficile di mestiere. Comunque, anche quando fai un servizio cimiteriale, come ho già detto, è un attimo un po' doloroso sia per i parenti, quelli che ti circondano, quindi devi avere un certo tatto, voglio dire. Però se stai a pensarci non riuscirai mai a fare quel servizio, quindi mi concentro sul lavoro e cerco di fare il meglio, ecco, tutto lì. Poi ricordiamo che la Formica ha avuto anche degli elogi per questo settore, per la gentilezza che viene espressa. Ti chiedo ancora, per quanto riguarda questo nuovo ruolo che ti aspetta nel CDA, in cosa cambia adesso il tuo lavoro dentro la cooperativa? In termini di responsabilità, da restituire anche ai colleghi per la fiducia che ti è stata data, ecco. Sì. Per di più quello, cioè, per di più quello, perché come ho già detto anche dall'inizio, per me è stata a parte una crescita professionale, ma anche personale, perché mi è stato dimostrato molto affetto nel scegliermi come CDA, perché alla fine il CDA viene scelto dai soci e questo vuol dire molto, ecco. La fiducia che loro hanno imposto vorrei in un certo modo ricambiarla, tutto lì. Ti posso chiedere l'ultima domanda, da dove vieni e da quanto tempo sei in Italia? Allora, io sono albanese, vengo dall'Albania, sono ormai 15 anni che sono in Italia, di cui 7 a Rimini e 8 a Milano, quindi. Però in tutti ho fatto molti mestieri, molti lavori, però in tutti i lavori diversi che ho fatto qui mi sento come a casa, ecco. Mi sento in famiglia in pratica. Nel mio piccolo cercherò sempre di fare il massimo. Perfetto, grazie.